Bentornati a C'è posta per Zam, zam@moto.it è l'indirizzo email dove mandare le vostre email, però al telefono dovrebbe esserci l'ingegner Gigi Daligna, responsabile tecnico dell'Aprilia. Ciao Gigi! Buongiorno a tutti, ciao Giovanni. Ciao Gigi, mi fa piacere veramente averti qui alla mia trasmissione. So che hai pochissimo tempo, fai il punto della situazione del Mondiale Superbike dopo 3 gare. Ma sai, il Mondiale Superbike sta sicuramente, siamo alla quarta gara, perché la prossima sarà Monza, una tappa per noi fondamentale, visto che sarà la prima delle gare italiane del Mondiale Superbike. Sicuramente in questo momento qua abbiamo avuto delle difficoltà, soprattutto nella seconda gara, nella gara di Donington con Max, però devo dire che le altre 2 gare sono andate sicuramente molto bene, abbiamo fatto 4 secondi posti con lui, abbiamo affrontato tra virgolette 2 delle gare più difficili per noi, che sono appunto Phillip Island e Dustin, dove storicamente assieme a Max non avevamo mai ottenuto grandi risultati. In quelle 2 gare invece quest'anno siamo stati sicuramente protagonisti in tutte le manche. Sicuramente stiamo un po' pagando, soffrendo la difficile gara che abbiamo avuto a Donington, dove chiaramente abbiamo ottenuto sicuramente molti meno punti rispetto a quelli che avremmo dovuto fare. D'altra parte il problema in questo momento qua principale è dovuto a Ceca e alla Ducati, che sicuramente stanno facendo un mondiale strepitoso, e questo chiaramente ci deve far tenere appunto i nervi saldi, e dobbiamo lavorare molto per cercare di essere competitivi in tutte le prossime gare, a cominciare appunto da Monza, che sarà la prossima, dove sicuramente dovremo portare a casa un risultato importante. Ecco Gigi, ma è cresciuta la Ducati o è cresciuta Ceca? Perché la Ducati, da quello che so io, è molto simile alla moto dell'anno scorso, per non dire uguale. Ma io devo sempre dire che bisogna considerare che la Ducati sta correndo con un 1200, che è sicuramente, quindi, da un punto di vista regolamentare, ha dei vantaggi che secondo me sono indubbi. Tanto è vero che l'anno scorso, nonostante le due riduzioni di peso che ha avuto durante la stagione, ha lottato per il Mondiale Costruttori fino all'ultima gara, per cui segno che qualcosa nel regolamento chiaramente non va, perché dare 2 vantaggi tra virgolette a Ducati e comunque vederla lottare per il titolo di costruttori del campionato costruttori fino all'ultima gara, insomma, c'è qualcosa che stride. D'altra parte, secondo me, Ceca è sicuramente un pilota in forma, e sta guidando una moto che secondo me è comunque, per questioni regolamentari, sicuramente vincente. Ho capito, questa è la tua opinione, la condivido, certo. No, dico la condivido, è un'opinione che condivido, però comunque mi sembra che l'Aprilia in rettilineo abbia sempre un bel vantaggio, cioè Max supera tutti gli avversari in rettilineo, quindi vuol dire che il motore c'è ed è potente. Devo dire che non è solamente in rettilineo, nel senso che siamo cresciuti molto, certo. Dico, Phillip Island e Assen soprattutto sono 2 gare dove il motore non conta tantissimo, e dove comunque abbiamo ottenuto dei risultati importanti, per cui insomma io credo che il pacchetto complessivo pilota, moto, squadra che abbiamo sia di tutto rilievo, tutto rispetto, siamo i campioni in carica e quindi dobbiamo cercare di difendere questo titolo che abbiamo. Chiaramente abbiamo un avversario sicuramente difficile davanti, ma insomma lavoreremo per portare a casa il risultato importante. Gigi, chiudo, sai, con la MotoGP, alla quale io sono affezionato. Vedremo l'Aprilia in MotoGP con il nuovo regolamento? Ma io direi che sicuramente non la vedremo a breve. Noi chiaramente ci stiamo concentrando sull'attività Superbike. Oltre a questo, appunto, stiamo cercando di utilizzare le idee, la tecnologia presente nel reparto corse per cercare di sviluppare maggiormente anche il prodotto di serie. E questo è l'obiettivo principale che abbiamo proprio come Aprilia Racing, e quindi questo ci impedisce di fare
attività relative alla MotoGP. Chiaramente la MotoGP è una categoria sicuramente importantissima, dove chiaramente tutti i tecnici, tutte le case costruttrici, tutti i piloti vorrebbero arrivare. Chiaramente bisogna scegliere il momento giusto per farlo, e con questa situazione di mercato credo che sia veramente, veramente difficile pensare di fare questo passo. E la Moto3 che debutterà l'anno prossimo? La Moto3 è una moto che sarà una categoria, secondo me, come dire, il campionato del mondo si sta orientando verso categorie che secondo me non sono tanto adatte alle case costruttrici, sono più adatte a team barra costruttori, diciamo, artigianali, piuttosto che a case costruttrici. Questo è vero sicuramente per la Moto2, secondo me è vero, anche se un po' meno, anche per la Moto3, per cui insomma credo che difficilmente Aprilia si potrà concentrare su quel tipo di categorie. Sono d'accordo con te al 100%, grazie Gigi, buon lavoro, ci vediamo a Monza. Grazie, buongiorno a tutti ancora. Ciao Gigi. Eccoci, torniamo in studio. Naturalmente la telefonata con Gigi Daligna era registrata. Gigi ha fatto le sue considerazioni, quindi lamenta un certo vantaggio tecnico, regolamentare, vantaggio regolamentare della Ducati, che sappiamo corre con un bicilindrico da 1200 contro i quattro cilindri da 1000 cm3 delle case giapponesi e dell'Aprilia e della BMW. Quindi c'è un po' di malumore in Aprilia, ma anche altri costruttori so che stanno facendo un po' la voce grossa, perché naturalmente adesso che la Ducati è tornata a vincere si torna a parlare di vantaggi regolamentari. Vorrei rimanere comunque a continuare a parlare di Superbike prima di passare a un servizio sulla MotoGP. Sempre nel sito di moto.it sono andato a vedermi un po' di commenti degli appassionati a questa gara nella parte del servizio dove si parla di Checa, che ha vinto in gara 2. Scorrendo si arrivano ai commenti, ci sono 54 commenti, ne leggo qualcheduno a caso, cioè partendo dall'inizio. Che spettacolo, dice Marco 8401, complimenti a Carlos, un autentico fenomeno. Complimenti anche al grandissimo Corsaro, che dopo Donington ha dimostrato la sua essenza di campione del mondo. Peccato la perdita del piede sulla pedana, se la sarebbe giocata, ma va bene così, due gare stupende. Ah, dimenticavo, a tutti gli estimatori di Menandi, detrattori di Max, complimenti. Quindi questo è sicuramente un biaggista che giustifica il sorpasso subito da Biaggi al penultimo giro, cioè da Checa al penultimo giro, con la perdita del piede dalla pedana. La seconda, Ducati, grande Checa. Questo invece è uno contro Biaggi. Secondo voi cosa poteva dichiarare Biaggi a fine gara? Questo è il titolo. Purtroppo sono scivolato sulle pedane, Checa mi ha superato. Ma non si vergogna a piangere sempre? Ma possibile che in un ambiente come quello della Superbike, molto più sereno di quello della MotoGP, non riesca ad accettare una sconfitta e stringere la mano ad un avversario? Se avesse avuto un euro per ogni sua lamentela, ora sarei miliardario, patetico. Quindi questo Nino 66 non è sicuramente un tifoso di Biaggi. Sapevate perché Chili non fa più il commentatore? Sembra che non piacesse troppo a Biaggi, perché non lo divinizzava. Così adesso siamo costretti a sentirci quegli incompetenti che ogni due minuti urla grande Max, che tristezza. Sempre Nino 6633. È vero comunque che Chili è stato, diciamo così, mandato via dalla 7 perché non piaceva a Biaggi. Bravo Checa, insomma, comunque ci sono, vediamo questo che è contro Marco 84, risponde a Nino 66, è stato evidente, visibile a tutti, che si è scivolato dalla pedana, probabilmente Checa, che era già davanti, lo avrebbe passato comunque, ma probabilmente sarebbe giocata di più nell'ultimo giro, standogli molto più vicino. Alla fine non si è lamentato, ha detto solo ed esclusivamente ciò che è successo, complimentandosi con Checa. Siete solo capaci di sputare fango su un campione che a 40 anni suonati fa ancora godere, e parecchio.
Insomma, quindi le opinioni sulla Superbike sono come sempre variegate. Prima di chiudere però vorrei passare un attimo alla MotoGP, MotoGP che rimane ferma un'altra settimana naturalmente per quanto accaduto in Giappone. Il Gran Premio è stato posticipato ad ottobre e non sono sinceramente nemmeno sicuro che verrà disputato in Giappone, ma più probabilmente in Turchia. Comunque, in attesa di tornare in pista, ecco un servizio che ho preparato sulla competitività della Ducati rispetto alle altre giapponesi Honda e Yamaha. A mio modo di vedere Honda e Yamaha sono cresciute molto di più rispetto a quanto sia cresciuta la Ducati. Comunque ascoltiamo il servizio e le considerazioni che faccio. Valentino Rossi non ha dubbi, Yamaha e soprattutto Honda sono cresciute moltissimo rispetto al 2010, mentre la Ducati 2011 è sostanzialmente la moto della passata stagione. È veramente così? Proviamo a verificarlo dai pochi dati a nostra disposizione. Prendiamo tre piloti che quest'anno non hanno cambiato né moto né squadra, ovvero Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e Nicky Hayden. In Qatar il passo in avanti fatto dalla Honda è stato evidente, con Pedrosa più veloce di 1 secondo e 6 in prova e di 23 secondi in gara. Un divario enorme dovuto però non solo a un passo in avanti della RC212V, ma al differente stato di forma dello spagnolo, come confermano le prestazioni di un altro pilota Honda, Andrea Dovizioso, più veloce in prova di 7 decimi e in gara di 7 secondi. Un miglioramento in linea con quello della Yamaha di Lorenzo. Rispetto al 2010 in Qatar il campione del mondo è stato più veloce di 6 decimi in prova e di 9 secondi in gara. Passo in avanti confermato anche dal Gran Premio di Spagna, perlomeno dalle prove, perché il tempo in gara non è paragonabile dato che nel 2011 si è corso sull'acqua. In qualifica Jerez le Honda hanno limato circa 3 decimi, la Yamaha di Lorenzo mezzo secondo. Ed eccoci alla Ducati. In Qatar Hayden si è migliorato in prova di poco più di 2 decimi, ma in gara è stato addirittura più lento rispetto al 2010 di 14 secondi. Un peggioramento dovuto anche a un problema alla prima curva, ma il dato sembra confermare che la Ducati è rimasta sostanzialmente sui livelli di competitività del 2011, tanto che Hayden in Spagna ha peggiorato di ben 6 decimi il suo tempo sul giro. Ora, è vero che Nicky non è in grande forma e che Valentino Rossi non è al momento in grado di avvicinare le prestazioni di Stone del 2010 con la Ducati, ma Honda e Yamaha hanno effettivamente un potenziale maggiore. Come dire che ai problemi fisici e a una moto comunque più difficile da guidare si aggiunge una competitività maggiore dei colossi giapponesi. Anche per questo l'inizio di stagione di Valentino è stato più difficile del previsto. Insomma, per Valentino e la Ducati non sarà facile recuperare, il tempo a mia disposizione è finito, ci vediamo settimana prossima, zam@moto.it, l'indirizzo email, mandate le vostre considerazioni sul motociclismo da corsa. Ciao a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo.